Ragazzi, potete fare una roba per mangiare? La fornace, la... Cristo Dio di fornace! Inizia la prima spedizione per l'estinzione dei dinosauri! Slide to the right! Criss cross! Che cazzo facciamo? Criss cross! Io sono... Poldo. Io ho appena visto il futuro. Ho visto il futuro del mondo. Quale dei quattro tasti è per entrare in una partita? Di cosa, Poldo? È il primo, il tasto? Sì. Devo farmi la faccia. Come si disegna la faccia? Allora, no, in questo gioco qua è un survival in cui puoi customizzare ogni singola cosa che hai. Scrivo il mio nome, ragazzi, Paolo. Ok. Ma io non so cosa sto facendo, ragazzi. Va bene, me lo customizzo. Wow. Ciao. Ma perché sei un cavatappi? No, ragazzi, Leo, ma che schifo, hai le tette, Leo! Fammi toccare. Ma praticamente siamo tipo a Ostia. Ma gli alberi sono fatti di cartone, ma non di legno, allora. Anche il codice di questo gioco è fatto di cartone. Dai, ragazzi, su. Survival, sopravvivis. No, ragazzi, se premete M ci sono dei Bionicle, degli orsi, dei dinosauri, dei... Ma perché se picchio Leo si fa male sedia? Ma? Mi state facendo del male, smettetela! L'orso gioco prende tutti i danni, Poldo, ammazziamoci! Ma siete degli infami, lasciatemi dove siete, tra l'altro! Non vi vedo neanche più, smettetela! Smettetela, vita, smettetela! Ragazzi. Adesso vi faccio cadere l'albero addosso, tra un quarto d'ora. No, ragazzi, chi è quello? Mi sta salutando, bella, bro, vieni qua! Oh, figlio di puttana! Aiuto! It's a Mr. Crab, Mr. Crab! Aiuto, aiuto! Lo sto picchiando! Ma poi perché torna? Io perché non targhetta solo Poldo? Perché gli ho dato il primo pugno. Ora! C'è un cerbiatto dietro Poldo! Bro, guarda, c'è qualcuno nei miei dintorni? Sono solo. Ti piace la mia ascia? Guarda. È un asciolino. Guarda la mia. È uno scudo. È un ascia scudo. Addio, ragazzi. Vedere. Ragazzi, che cos'è quella cosa là sotto? Va bene, lo ripeterò l'ultima volta. Ragazzi, che cos'è quella cosa là sotto? Quale cosa là sotto? Andiamoci subito. Ma tu hai un'armatura, Leo. Allora, ho un piccone. Perché non mi... Oh! Ti prego, smettila. Ti prego, smettila. Non l'aspetto. Ho per colpito favore. Leo. Scusa. Per favore, lo so, ma colpite sempre me. C'è un pavone. Ragazzi, ammazziamo il pavone, venite. Il pavone non si ammazza, bro. Stupida puttana, vieni qua. Ragazzi, non siete venuti con me, ma siete... No, ragazzi, comunque non mi sta piacendo come state giocando. Siete troppo self-awareness. Guarda sto cretino che sta fermo, Leo. Uccidi il pavone. Poldo, guarda la mia spada. La spada pene. Pisello. Allora, ragazzi, andiamo verso... Che cos'è quella cosa enorme? Ah, una nuvola, ok. Andiamo verso il centro della mappa e facciamoci una casa. C'è qualcosa qui sopra. Ciao. Mi chiamo Giuseppe. Ciao. Piacere. Ah, Giuseppe. Non mi chiamo Giuseppe, non è vero, mi dispiace. Mi intendevo che... Ma perché mi fa male a me? Perché mi fa male a me? Poi io già veni qua per come sciabbi. Arrivo. Veramente partendo una minchia. Allora, Leo, tieni. Ho un regalo per te che sei sempre stato gentile con me. È una scatola? No, è un pezzo di rame, bro. Allora io ti regalo questa. Oh, grazie, bro. Sei gentilissimo. Aiuto, allora. Ragazzi, aiutatemi. C'è una driarite che mi insegue. Leo, sbrigati. Sbrigati, sono nudo. Direi di farla qua la casa, Leo. Che ne pensi? Vai, facciamo una casa, Leo. Guarda, bro, le fonda pene. Fondamenta con un pene. Un dino d'elite. Oh, ciao, bro, ma perché è rosso? Perché è d'elite. Ah, Elisa Dino, vieni qua. No, bro, ha droppato il DNA. L'hai picchiato così forte che il suo cazzo di DNA è uscito fuori. Voglio il DNA del dino dentro di me. Scusa? Cosa? Ragazzi, voto. Droppatemi tutto il legno che avete. Dai, datemi il legno, ragazzi, mi serve. Dammi il legno. A me me gusta tua mamma con la frusta. Prendendo un sacco di cose, ragazzi. Sono come Rocky Balboa. Ragazzi, potete fare una roba per mangiare? La fornace, la... Cristo Dio di fornace! Allora, ragazzi, droppatemi tutta la pietra compatta che avete e la pelle ruvida che avete. Ho fatto un forno, raga. Guardate, ragazzi. No, ragazzi, mi sa che il forno non serve per cucinare. Serve per fare i minerali. Io sto morendo di fame. Questo significa che sto morendo. Io purtroppo sono partito per il Tibet perché non ho più cibo. Andiamo in giro per la mappa, fanculo la casa. Andiamo a fare bacche, venite. Madonna, se solo avessi un fiammifero mi accenderei un sigaro. Io ho un'idea per questa live. Sì. Che ne pensa? Non so se avete notato, ma in alto, sopra, ci sono i dinosauri. Dinosauri. L'ho detto prima. Andiamo ai dinosauri. Dinosauri. E ci nutriamo solo di bacche che troviamo nel tragitto. Inizia la prima spedizione per l'estinzione dei dinosauri. No, perché? Io voglio solo vederli. No, bro, siamo stati noi a far estinguere i dinosauri. Ogni volta che vedete un cespuglio...
Dovete falciarlo, così vi dà le bacche. Prendete le bacche, ragazzi, sennò poi morite di fame, citrulli. Prendi questo cespuglio, Pompi. Problemi con la prostata? Bro, l'hai attaccato di tua iniziativa. Cosa pensi, che io non posso dirigere il comando, stupida puttana? Ti chiedo scusa. No, ragazzi, ci metteremo un sacco. Arriviamo. Credo, sono morto. No, non ci posso credere. È morto, Leo? È morto. Va bene, ragazzi, andiamo ai dinosauri. Ma questo cervo ha le corna. Pezzo di merda. Come hai usato a guardare il leader? Il leader è sopra la montagna. Da ora in poi dovete chiamarmi Katniss. Leo, se rimani indietro sei fuori dalla live, ti avviso. È sedia l'ultimo, è sedia. Allora, ragazzi, a breve passeremo nella terra dei coyote. Ti seguo, coyote. Leader, leader. Leader, dov'è? È un coyote. Picchialo. Come hai siummato il coyote? Comunque, ragazzi, c'è un bambino con la foto profilo di Eren Blades che mi scrive tutti i giorni su Instagram: ciao, sono Eren Blades. Forse è quello vero. Venite, soldati. Tra l'altro siete identici, è bellissimo. Allora, ragazzi, state attenti, perché qua, questa è la terra dei robot giganti. Se vedete un robot gigante, non ne pronunciate la frase: io sono un zurgo. Ragazzi, comunque, ormai, a furia di non lavarmi i denti, il mio microfono ha preso un odore spiacevole. Che schifo. Ma porco, fai schifo. Sto scherzando, ragazzi. Allora, ragazzi, fermi un attimo. Pausa. Fermi un attimo, dov'è l'altro soldato? Italiani. Bella a tutti, italiani! Allora, potremmo entrare in territori pericolosi, quindi state attenti, perché se vi chiedono di vendervi delle cartoline con i supereroi della Marvel, voi cosa dite? Sì o no? Sì! O no? No, dovete dire no, e dovete anche riportarle alle autorità ufficiali. Grande leader, mi stanno regalando un braccialetto, lo accetto, no, il regalo? No, assolutamente no! Bravi soldati, venite. No. Allora, state attenti, perché credo che la mappa non stia più generando animali, quindi... Sedia, puoi smetterla di fluttuare e correre come gli altri? No. Smettila di fluttuare! No, ragazzi, però le montagne sono troppo alte. Cosa diciamo noi alle montagne? No. Allora, ragazzi, discorso motivazionale. Now slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Che cazzo facciamo? Crisscross. Ciao, ciao, real smooth. Patetici. Allora, ragazzi, sta calando la notte, niente seghe a vicenda. State seguendo il vostro leader? Sì, sì, un attimo, devo prendere pure le bacchetti. Adesso sarà la parte più difficile, ragazzi. Madonna, ma quanto minchia siete in alto voi, brutti stronzi. Mi guardo e vedo due scimuniti. No, no, ci ha scoperto. Siete già arrivati là, ragazzi? Stiamo arrivando. Se io adesso arrivo e voi non siete là, pacchette sulle chiappette comuniste. Cosa? Vediamo se vi devo pacchettare le chiappone. Guarda come corre. Che cos'è questo? No, ragazzi, veramente avete fatto un lavoro egregio. Che cosa? Guardate, si vede già da qua l'albero di pini del cespuglio di rocce. Dei pini, dei cespugli di pini? Allora, ragazzi, vi fidate di me? Chi è il primo che si butta da qua? Ragazzi, è tutto a posto qua sotto, potete buttarvi. Sei caduto? Sì. Allora, questo è perché hai fatto disperdere i tuoi compagni. Ah! Questo video si chiamerà "Volevamo vedere solo un triceratopo". Ragazzi, se state vedendo questo video, lasciate un commento con il vostro dinosauro preferito. State vedendo questo video, secondo voi troveremo i dinosauri, sì o no? Mettete like per farcelo fare. Allora, ragazzi, stiamo per arrivare al triceratopo. Questa è la zona del triceratopo. Bro, li vedremo i dinosauri, ti fidi di me? Guardami negli occhi, nei buchi. Adesso si fa la nanna. Nanna, dormite. Ma scusa, ma mica dobbiamo aspettare la notte per i dinosauri? No, i dinosauri non credo stiano spawnando, bro. Ragazzi, come si rifonda un gioco? Io volevo vedere semplicemente un dinosauro. Guardate, dove fermi, sei, fermi. Sedia? Cos'è sedia, quello sedia, laggiù? È un triceratopo! No, triceratopo! No, un fan di sedia, uno scammello! No, vabbè, l'abbiamo ci trovato! Ci sono i dinosauri, ragazzi, che bello! Ci sono i dinosauri! 10 su 10, Zoro, assolutamente non refoundato! Non refoundato assolutamente! Affanculo!